Good Music, come vi avevo promesso, avrei passato alcuni giorni di queste vacanze con i miei fan a Canazei. Sono qui, ma vi avevo anche promesso che sarei stato in vostra compagnia, sarei ritornato a Rai Good Music. Sarò qui per rispondere a tutti i vostri messaggi come sempre, e come tradizione sceglierò io il primo video e noi ci rivediamo fra pochissimo. Un abbraccio. È senza dubbio uno dei cantanti più amati da tutti voi. Lui aveva promesso che avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza insieme ai suoi fan ed ha mantenuto la parola. E noi di Gulp Music l'abbiamo seguito fino a Canazei per documentare la cosa, per farlo interagire con voi, per farlo rispondere a tutte le vostre domande. A Gulp Music questa settimana è tornato per voi Alessandro Casillo. Siamo braccia e gambe, fusi tra le ombre, fiumi senza sponde. Le unghie scrivono ferite, ma non fanno niente, il cuore si nasconde. Tu stai cercando quello che io non ho più, riempi le mie mani ma non basterà. Strappa quel che resta di me. Niente da perdere, è stato il mio primo video pubblicato del mio nuovo album, quindi spero vi sia piaciuto. Io ringrazio tutte le persone che comunque l'hanno visto e tutte le persone che mi seguono. Grazie. Ciao Simona, non ho rivalità con gli altri cantanti, siamo tutti amici, ne conosco tantissimi. Anzi, ho sempre il piacere di andare ai concerti degli altri cantanti perché dagli altri si può sempre imparare molto. Quindi vai a vedere i concerti di tutti, della musica che ti piace. Ciao Martina, non c'è una canzone in particolare che comunque dedico a tutte le fan, tutte le persone che mi seguono. Dedico tutti i miei dischi, non solo l'ultimo ma anche quello precedente, perché sono dedicati a voi, voi che mi date l'opportunità di farli, quindi sono tutti pensati verso di voi, quindi un grazie di cuore da me e da tutte le persone che lavorano con me. Ciao Serena, con questo nuovo album ho già affrontato comunque un genere musicale diverso dal precedente. Nel mio primo disco ho affrontato più un genere, diciamo, rock melodico, su questo un po' più pop. Vorrei continuare su questa strada e cercare di migliorare sempre. Io sto cercando anche di scrivere cose mie, quindi speriamo che col tempo riuscirò a fare qualcosa di figo, ecco. Ciao Nicla, ammetto che all'inizio, quando vedevo comunque le magliette con la mia faccia, cuscini eccetera eccetera, mi sembrava tutto un po' così strano, soprattutto le prime volte, vedere appunto la mia faccia sulle magliette delle persone, mi sentivo anche un po' in soggezione. Adesso ti dico la verità, sono ormai 4 anni che comunque canto e vado in giro, mi sono anche un po' abituato all'idea delle magliette, però è sempre molto bello e fa sempre molto piacere vedere che comunque delle persone ti amino, ti vogliono bene così tanto da indossare una maglietta con sopra la tua faccia, quindi molto bello. Ciao Amina, essere qui con queste ragazze è davvero un'esperienza magnifica, penso vi siate divertite, ve lo possono confermare. E penso sia una vacanza educativa dove si impara tanto, a prescindere dal fatto che comunque ci sono io e tutto il resto. Le ragazze hanno formato un bellissimo gruppo, sono diventate tutte amiche, hanno fatto appunto tantissima amicizia. Mi sono divertite molto io con loro, in questi giorni hanno scritto anche una canzone per me che canterò questa sera. E sono veramente molto gasato e è bellissimo. Ciao Carlo, sono molto giovane, ho appena fatto 18 anni, ho fatto tantissime cose in pochissimo tempo. Però devo dire che l'esperienza che più mi ha formato è stata l'esperienza di Io Canto.
perché per la prima volta nella mia vita mi sono veramente sentito inserito in un gruppo dove mi sentivo me stesso veramente, perché io ho sempre amato la musica, ma mi sono sempre vergognato di dire che cantavo, che suonavo, avevo un po' paura di fare la figura del babbo, diciamo. E invece là mi sono sentito veramente come a casa, dei miei coetanei, quindi ragazzi della mia età, condividevano la mia stessa passione per il canto, per il pianoforte, per la chitarra e tutto il resto, quindi per la prima volta mi sono sentito come una vera casa, quindi è stato veramente bellissimo. Grazie all'esperienza di Io Canto, eccetera, eccetera, ho avuto comunque l'occasione di duettare con artisti veramente importantissimi. No, veramente, con James Blunt, quindi ho già realizzato tantissimi dei miei sogni. Poi, se dovessi scegliere una cantante o un cantante con cui duettare, sceglierei Laura Pausini in Italia e un bel Justin Timberlake in America. Pochissimi giorni fa è uscito il mio nuovo video, Fuoco nell'Antartide. Spero vi sia piaciuto, io ci tengo molto perché comunque in questo video si vedono comunque i miei concerti, quindi tutte le fan, tutte le persone che mi seguono, quindi a me è piaciuto moltissimo e spero sia piaciuto tanto anche a voi. Fuoco nell'Antartide. Ragazzi, ricordate che interagire. Siamo in estate, è la stagione dei concerti, io girerò sicuramente tutta l'Italia come al solito, farò un sacco di tappe, gli appuntamenti saranno sicuramente scritti sulla mia pagina ufficiale di Facebook e mi raccomando, amici di Cool Music, io vi aspetto e Gaia, vieni anche tu, vero? Ma certo Alessandro che vengo anch'io e sono certa che verranno anche tantissimi dei nostri ascoltatori. Sono già nel frattempo andati in tantissimi a trovare Alessandro in questa speciale di 3 giorni organizzata a Canazei. Tra loro c'era anche un nostro filmmaker che ha realizzato un video esclusivo documentando perfettamente questa speciale vacanza e noi adesso ce lo andiamo in esclusiva a vedere. Siamo qua perché questa è un'iniziativa bellissima per aiutarci a conoscerci anche tra di noi e per fare delle attività che riguardano il nostro cantante preferito, il nostro idolo, che è Alessandro Casillo. Some kind of holiday, you got me thinking that we can run away. La mia attività preferita del camp è stata giocare a pallavolo perché ho fatto delle lezioni al mio paese di pallavolo e sono stata in campionato. La mia attività preferita del camp è stata canto perché adoro cantare, faccio anche canto e quindi mi è piaciuto approfondire. Allora sono qua perché grazie ad Alessandro che è venuto, oddio, tra noi ed è un'emozione che non si
si può descrivere a parole. È una cosa fantastica perché ci sono tutte le cose che mi piace fare, come canto, ballo, sport e inglese principalmente. Sono venuta qua principalmente per Alessandro, poi perché comunque venire nei campi così è divertentissimo perché conosci un sacco di gente. Sono venuta qua perché, vabbè, Ale è il mio cantante preferito, è la nostra passione. Alessandro è stato bellissimo vederlo, è una persona normalissima, simpatica, ci ha messo subito, cioè, alla pari con noi. L'attività che mi è piaciuta di più è stata street art e sono venuta qui per trascorrere più tempo con Ale. Ragazzi, purtroppo la puntata è già finita, comunque Good Music continua sul web con tantissimi extra, noi ci rivediamo presto, sono uscito con un CD, quindi chi volesse acquistarlo è acquistabile, e non dimenticate tutti gli appuntamenti con Good Music e tutto il resto, e Gaia, chiudi tu? Alessandro!